benvenuti a una nuova puntata di Municipio X. Prima di conoscere l'ospite di questa sera, guardiamo insieme il sommario per capire quali temi andremo a trattare. Con il presidente del Municipio 5, Alessandro Bramati, ci occuperemo delle trasformazioni urbanistiche, dell'impegno sociale, della mobilità sostenibile e infine avremo le voci dal marciapiede, la nostra consueta rubrica, che porrà delle domande direttamente al presidente. Adesso, buonasera Presidente, posso finalmente introdurla, grazie per essere qui con noi. Buonasera a lei, un saluto a tutti gli ascoltatori. Adesso, lei come sa, già visto, dobbiamo prima sottoporla a questo temibile test che è quello del quiz presidenziale. Ne parlavamo prima, insomma, in sede privata, che i suoi colleghi hanno svolto un buon lavoro. Vediamo. Esatto. Vediamo se riesco a dare un po' di discontinuità e sbagliare la risposta. O deve essere velocissimo oppure sbagliarlo, non ha alternative. Ora le pongo la domanda per il quiz di oggi. Qual è il parco più esteso nel territorio del Municipio 5? Il parco del Ticinello, parco Ravizza oppure il parco della Vettabbia? Direi il parco della Vettabbia. Vediamo la risposta. La risposta era la A, quindi il parco del Ticinello. Adesso non sappiamo se l'ha sbagliata appositamente o no, lasciamo questo dubbio. Diciamo che le dimensioni sono diciamo un po' ambigue, perché il parco del Ticinello poi parte sulla zona 4 e vabbè. Sì, noi cerchiamo anche delle domande. Diciamo che apprezzo comunque il valore di quelle aree che sono tesoro per il nostro territorio, anche perché è oggetto appunto di tutta una serie di interventi su tutte e tre parti. Il Ticinello è appena stato finito e sta andando avanti tutta una serie di piantumazioni, il parco Ravizza ha visto una iniziale riqualificazione ad opera di Bocconi, mentre il parco del Ticinello, anche lì, seppur diciamo con qualche criticità che abbiamo affrontato e stiamo cercando di accompagnare, ha avuto la trasformazione in un lotto 1 che ha riqualificato una parte, adesso in discussione, o meglio, noi abbiamo già approvato il progetto del lotto 2 che interviene diciamo su un altro ambito di quel parco lì, e diciamo si sta andando avanti a svilupparle, per cui chiedo scusa ai cittadini del Municipio 5 di aver sbagliato la risposta, ma ne prendo il valore di quelle aree che sono preziosissime. Poi diciamo che una risposta sbagliata a volte lancia anche un messaggio positivo, si può sbagliare comunque, apprezzare il territorio ugualmente. Esatto, anche perché poi la risposta presupponeva una conoscenza di metri quadri che esatto. sono un po' complicati da misurare. Dovremmo metterci tutti alla prova, in quel caso non so, anche io avrei sbagliato quasi sicuramente. Ma quindi le chiedo, per quanto riguarda le trasformazioni urbanistiche, quanto detto insomma fa parte di questo che noi abbiamo presentato come titolo, ha altri messaggi da lanciare insomma in merito ai cittadini? Sì, diciamo che il nostro territorio, il Municipio 5 nello specifico, già da anni aveva tutta una serie di ferite, di trasformazioni che si erano bloccate e che diciamo hanno ripreso attività, appunto una trasformazione che noi riteniamo molto importante. Una su tutti, l'area che si sta andando ad ultimare di simbiosi beni stabili, che è quella che va, per intenderci, dal confine con lo Scalo Romano fino a quasi il quartiere Vigentino, che ha visto l'insediamento iniziale e che ha dato slancio e lustro anche a quella zona con l'intervento della Fondazione Prada e di Prada con col museo e con tutte le attività che sono svolte. Da lì diciamo la trasformazione ha proseguito con tutta una serie di interventi. Adesso è stato già ultimato da tempo il Palazzo di Fastweb e stanno andando avanti tutta una serie di progetti che renderanno quella zona lì e la ridaranno, oltre alla funzione legata appunto ai servizi che vengono insediati, anche a una fruibilità pubblica per i cittadini con tutta una serie di parchi e di attività in quel contesto. Quella, una su tutti, è di questi giorni e siamo in attesa, in trepidante attesa direi, del 31, quando verrà presentato il master plan sullo Scalo Romano. Come sappiamo, oggetto di intervento anche rispetto alle Olimpiadi 2026,
un ambito appunto che anche quello nelle trasformazioni va a ricucire una ferita anche di permeabilità tra il centro della città e la parte diciamo più periferica, una trasformazione che per quanto ci riguarda impatta anche su quell'ambito con l'intervento di A2A e dei suoi nuovi uffici, la famosa torre da 145 metri, che per noi vuol dire anche proprio in questo periodo, dopo un percorso direi complicato e generato per quanto mi riguarda anche da un passaggio poco chiaro rispetto al PGT che considera la piazza Trento, cioè la piazza antistante all'intervento di A2A dentro il PGT come piazza di accesso alla città, per cui oggetto di una serie di interventi. In questo percorso che abbiamo fatto di visione dei progetti che erano presentati abbiamo sempre sostenuto sostanzialmente due tesi. Una, che non si poteva contenere nella piazza, esclusivamente nella piazza gli interventi, ma dovevano guardare a più ampio respiro sulla zona, per cui le vie adiacenti e diciamo, la connessione che c'è da Scalo Romana fino a Porta Romana ed oltre. E, l'altro tema è che quell'intervento lì non può prescindere da quello che succederà poi nello Scalo Romana, per cui anche la connessione che è stata proposta a raso, cioè passando comunque in un'arteria molto importante che oltre al servizio pubblico e al trasporto pubblico ha anche una viabilità, per cui noi puntiamo e insistiamo su un attraversamento di quel contesto lì per andare diciamo, nel futuro sviluppo dello Scalo Romana anche con altre soluzioni, una passerella ciclopedonale o comunque interventi che diciamo possano in qualche modo garantire tutta la viabilità del contesto. Mi fermerei direi che ha dato una panoramica più che ottimale. Anche ne avremo ancora, nel però senso magari che avremo altre occasioni per incontrarci, approfondire il tema sul territorio è sempre un tema interessante. Sì, il tema della trasformazione, io credo che adesso molto trasversalmente e non è più concentrato su un tema destra-sinistra o appartenenze politiche, tutti ormai credo abbiamo ben chiaro che lo sviluppo e la trasformazione del territorio deve passare imprescindibilmente dal ricucire ferite che il territorio ha, per cui tutto quello che è dismesso, tutto quello che già in qualche modo è compromesso va tendenzialmente riqualificato, gli va ridata vita per una funzione che i cittadini che abitano in quel contesto meritano, senza dover necessariamente andare a intervenire su altre aree libere, ma che possono avere insomma, altre funzioni, altri sviluppi. Mi trovo d'accordo, trovare un modo nuovo per guardare ciò che già si ha in modo che sia fruibile nel migliore dei modi da parte dei cittadini. Esatto. Allora, la interrompo un attimo, interrompo così anche la comunicazione con i nostri cittadini, che non lasciamo però perché mandiamo un video dei nostri amici di Swapush. Non so se ha avuto lei, Presidente, modo di conoscerli, però ci presentano un nuovo modo di guardare alle cose. Anche loro ci presentano una prospettiva diversa, che è quella del baratto. Quindi manderei la parola, appunto, lasciare la parola a Serena Luglio di Swapush, che ci presenta una nuova rubrica. Ciao a tutti, ci siamo lasciati nell'ultima intervista in cui vi raccontavo come è nato il progetto Swappami, che è il progetto che ha vinto il bando del Comune di Milano per le start-up, che Swapush, la mia start-up, insieme all'associazione di Benedetto Marcello, ha proposto al Comune di Milano per realizzare un hub dedicato al quartiere al baratto. Perché abbiamo pensato che il baratto potesse andare così bene per il quartiere? Perché in realtà proprio il mio ingresso in Benedetto Marcello è stato voluto da Micaela, la founder, per portare gli swap party all'interno del quartiere. Cosa facevamo quindi? Organizzavamo all'interno della pista di pattinaggio dei giardini di Benedetto Marcello uno swap party fatto molto alla buona, molto rustico, ma che pian pianino ha riscosso sempre molto successo, tant'è che è stato sempre più richiesto anche in tempi di Covid tra gli abitanti del quartiere. Perché? Perché lo swap party porta socialità.
Oltre ad essere un evento in cui io mi disfo di quello che non uso, in realtà è un evento che fa partecipare tante persone diverse, mette tutti allo stesso livello e crea un'atmosfera estremamente divertente, anche perché oltre alla corsa all'affare c'è anche molta collaborazione sia nel costruire l'evento, quindi nell'esporre le cose, sia nel momento del baratto, nel dare consigli, nell'aiutare la gente a provare le cose o addirittura a trovare cose che possono servire ad altre persone. Da questo evento abbiamo pensato che poteva essere l'ideale creare un punto di baratto fisso e fisico all'interno della Social Street, e questa è stata la realizzazione dell'idea dello swap di quartiere, quindi di swappami il negozio, dove potrete trovare oggetti e abbigliamento a costo zero, semplicemente swappando quello che non usate. Grazie Serena. Allora, adesso che abbiamo avuto questo interludio, questo intramezzo per conoscere sempre meglio una realtà che abbiamo già presentato ai nostri amici da casa, continuiamo a parlare del Municipio 5 e lascio di nuovo a lei la parola per quanto riguarda l'impegno sociale, così comunichiamo direttamente ai cittadini del territorio. Allora, sì, su questo tema ci tengo a fare una premessa. Abbiamo vissuto questo anno abbondante con la pandemia che ci ha colpito e che tra tutte le cose che sono successe, una secondo me è molto importante. Molto importante perché ha in qualche modo reso visibile quello che è una prassi, che Milano, una prassi che su Milano è ampiamente consolidata e che comunque l'Italia vive ormai direi da secoli, che è tutto il tema appunto dell'impegno sociale, perché questa pandemia ha reso evidente una questione a cui io sono particolarmente legato e che qualche anno fa, nel 2001, è stata anche inserita nella Costituzione, che è tutto il tema legato al valore, al principio della sussidiarietà, che è imprescindibile da una concezione di una solidarietà attiva. Questo anno abbondante di pandemia ci ha dimostrato questo, ci ha dimostrato che la funzione pubblica ha un compito che è fondamentale, che è quello di valorizzare tutto questo impegno che, come si dice anche impropriamente, dal basso arriva, cioè tutta quella realtà che va dal terzo, dal quarto settore, dal volontariato. Tutte quelle attività che sono sviluppate dai cittadini per i cittadini e che in qualche modo rendono sicuramente più efficace le risposte ai bisogni, perché i bisogni li vedono prima loro che gli altri, vivendo e abitando quegli spazi. E dico questo perché appunto, io credo che sia stato evidente, ci sono stati paginate di articoli sui giornali, servizi e quant'altro, però non volevo lasciare passare il fatto che diciamo, è una bontà così occasionale che risponde a un'emergenza. No, questa è una volontà che è quotidiana, che è sperimentata giorno per giorno, ora per ora, minuto per minuto, da tantissima gente che con questa disponibilità appunto accoglie e affronta il bisogno degli altri cittadini per cercare di dare risposta. Se diciamo che la pandemia ha messo il faro su una realtà già esistente, probabilmente. Esattamente, perché ripeto, insisto su questo perché poi faremo anche qualche analisi di questi tipi di risposta. Eccetera. Però la cosa che a me preme di più anche rispetto alla funzione pubblica e politica che ho è di evidenziare quel valore lì, perché da quel valore lì poi in qualche modo si determinano anche i rapporti tra cosa vuol dire gestire e amministrare una funzione pubblica e cosa vuol dire tirarsi sulle maniche di tanta gente che rispetto appunto a quei bisogni lì cerca di dare risposta. Per quanto ci riguarda, come Municipio 5,
appunto in tutto questo periodo qui, evidentemente non abbiamo voluto sottrarci al fare la nostra parte, con le risorse limitate che abbiamo, e comunque cercando di spenderla al meglio. Noi abbiamo destinato, per esempio, più del 60% del bilancio che noi abbiamo a iniziative di contrasto, cercando appunto di valorizzare quel criterio, quel principio che cercavo di ricordare prima, per cui abbiamo fatto interventi legati al sostegno alla povertà alimentare, con l'acquisto di tessere da destinare alle associazioni che sono sul territorio per sostenere i bisogni delle persone. Parte di queste tessere siamo in consegna in questo periodo qui, verranno destinate a cittadini oltre 75 anni, residenti in casea, sia ALER che MM. Abbiamo destinato una parte delle risorse, per esempio, su un'iniziativa che andasse a sostenere tutto il tema, tutto il mondo della cultura, per cui tutte quelle attività che o erano già programmate o che si stavano realizzando, l'impossibilità di renderle pubbliche al pubblico in presenza, per cui con un lancio streaming, eccetera, ma sostenendo e contribuendo ai costi dell'attivazione di queste iniziative. Abbiamo affrontato anche il tema dello sport e dell'associazione sportiva, analogamente sostenendone i progetti di ripresa, di messa in sicurezza legata a tutte le varie procedure che man mano uscivano con i DPCM, e non ultimo il tema dell'educazione e della scuola. Abbiamo istituito proprio settimana scorsa uno sportello di aiuto e di sostegno psicologico a tutto quello che è il disastro che sta creando la didattica a distanza, che ha sopperito evidentemente in un certo periodo, ma che dal mio punto di vista adesso deve mettere nelle condizioni. Sono contento che il Presidente Draghi anche ieri ha ribadito che deve riaprire in presente, la scuola deve essere la prima a farlo, Certo. soprattutto per certe fasce di bambine e di bambini, sicuramente per un aiuto alla gestione delle famiglie, ma anche e soprattutto per loro, perché una socialità così monca per tanti periodi rischiano di mettere appunto un Anche perché forte scuola non è solo disagio. libri e studio, ma esatto, è un universo di significati in sé, vuol dire. Esattamente, e il primo da ricordare è proprio, non sono le conseguenze, ma sono gli attori stessi che stanno subendo questa condizione, per cui tutti i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze. Le faccio solo una domanda, per usufruire di questi servizi di aiuto, di sostegno psicologico, per avere ulteriori informazioni possiamo rimandare a qualche sito, al sito del municipio Sul sito del Comune di di Milano. Milano, pagina del Municipio 5, c'è la sezione notizie, ci sono tutti i riferimenti con i numeri di telefono, e abbiamo anche una pagina Facebook del Municipio 5, anche lì facciamo girare Grazie, queste valeva la pena notizie. ricordarlo perché è un tema sicuramente delicato con il quale ha centrato il punto del momento. Adesso abbiamo parlato, toccato un tema appunto delicato, interessante, importante, fondamentale. Per cui adesso ci troviamo a in realtà sciogliere un po' la situazione con la nostra top 5. Diciamo che la poniamo come, anche qui come accompagnamento per far sì che anche chi è da casa magari possa avere un momento per conoscere meglio il territorio, conoscere meglio Milano, ma anche per alleggerire un po' e staccarsi un po' da temi che oggi, come oggi, sono spesso un po' insomma ingenti. Allora, insomma, la nostra top 5 oggi ha un nome specifico, anche un po' inglese, perché si chiama così: i luoghi dove puoi uscire facilmente dalla friend zone a Milano. Adesso, piccola premessa, fa comodo in realtà a tante fasce di età, però non è attualmente particolarmente, insomma, funzionale perché non si può uscire, siamo in zona rossa, però noi diamo consigli per il futuro. Allora. Questo mi sembra anche importante perché oltre a un presente abbiamo anche un futuro, per cui bisogna Certo. guardarlo sicuramente con la possibilità. Ormai diciamo, è poco funzionale dire tornare alla normalità, io dico torniamo a vivere,
Assolutamente, e l'aspetto emotivo, sentimentale è una parte fondamentale per tutti i cittadini. Allora guardiamo al nostro numero 5 dei luoghi dove puoi uscire facilmente dalla friendzone a Milano. Abbiamo le Terme di Milano. Discutibile, ma andiamo al numero 4. Al numero 4 abbiamo il Monte Stella, la montagnetta di San Siro. Saliamo sul podio. Al numero 3, la Piazza dei Mercanti. Al posto numero 2, Parco Sempione. Qua giochiamo facile, però al primo posto vince definitivamente le terrazze del Duomo. Non lo so, lei è d'accordo con questa cosa? Mi sembra un posto invitante, Mi terrazze sembra che i 5 punti affrontano sensibilità diverse, del Duomo. Sì, esatto. diciamo così, qualcuna risponde anche alla mia sensibilità, altre meno. Per esempio, io non sono un amante delle terme, non ci sono mai andato. Anch'io, so che non sono sostenitrice, per quanto ovviamente anche a Milano ci siano delle terme di cui i cittadini possono usufruire. Secondo me, sicuramente, appunto, definiscono 5 punti. Io che, diciamo, sono nato incidentalmente non a Milano, perché mia mamma era in vacanza e di origini piacentine, per cui sono nato a Piacenza, ma poi credo da un mese dopo ritornato a Milano, e per cui Milano io la amo e la amo nel cuore, per cui quei 5 punti lì, ci sono tante cose a Milano che secondo me vale la pena che possano ritornare ad essere valorizzate, perché Assolutamente. qualcuna ha avuto meno attenzione. E dico soprattutto questo, se posso Certo, permettermi, legato assolutamente. anche a un concetto ormai, diciamo, troppo abusato di periferia. Cioè, il tema della periferia io lo considero in termini urbanistici e geografici, ma vivendo e calpestando i quartieri del mio territorio ho capito che quella che è definita una periferia è sempre un centro di qualcosa. Per cui ogni ambito ha sue specificità che secondo me vale la pena che ritornino ad essere valorizzate. Anche dove ci sono cioè, forti criticità, parlavamo prima degli aspetti sociali, no? Ci sono quartieri, i cosiddetti quartieri ghetto, i quartieri che portano disagio sociale, che però per contro hanno una vitalità in termini di volontariato, di sostegno e di aiuto ai bisogni che è impressionante. Per cui Sì, anche perché il territorio si definisce in relazione a chi lo abita, per cui di nuovo anche lì cambia un po' la prospettiva, ciò che altrimenti potrebbe essere una periferia, per chi lo vive è il centro, e anzi, magari lasciamo un po' la parola a voi che vivete il territorio, darci degli spunti per capire quelli che sono anche i nuovi fulcri, no? Delle esattamente, città. io non ho una particolare, diciamo, non è che amo particolarmente questa formulazione di Milano a 15 minuti. Secondo me bisogna chiarirsi, Milano a 15 minuti deve avere la possibilità di servizi essenziali, ma poi deve potersi esprimere ogni ambito per i valori che ha, e per cui se da Quarto Giaro vogliono venire a Grattosoglie perché ci sono delle specificità, piuttosto che da Chiaravalle, che in sé già attrae molto, si voglia andare a San Siro, io credo che è una connessione rispetto a dei valori che quel territorio nello specifico esprime, per cui Certo. una città aperta che si possa girare in tutti i suoi ambiti. Questo poi introduce evidentemente tutta una serie di temi, Sì qualcuno che lo affronteremo, altri possiamo parlare della mobilità sociale, direi, no? Potrebbe anche essere un collegamento. Lei. Esattamente, una mobilità che può essere. Sì, la mobilità sostenibile, mi scusi, perché parlando di in realtà sociale e sostenibile possono andare d'accordo come termini in questo senso. Sì, no, se apriamo questo tema della mobilità, è un tema anche qui veramente spesso troppo stucchevole. Anche qui si dà un'idea che una parte politica ama le quattro ruote e l'altra ne ama le due, possibilmente dove si pedala. Io credo che è anche ora di, in qualche modo, di cercare di sfatare questi miti.
in questo periodo sicuramente si è data un'accelerazione per le condizioni che stiamo vivendo anche sul tema della mobilità. E il primo punto che io ritengo essere fondamentale è un maggior funzionale servizio di trasporto pubblico. Allora, come credo tutti sanno, anche chi ci ascolta, il Municipio 5 è governato dal centrodestra, per cui politicamente dalla parte in contrapposizione a quella che è l'amministrazione Sala. Io credo che noi abbiamo sempre dato una totale disponibilità al confronto, sicuramente con visioni diverse su alcuni aspetti, ma non ci siamo mai sottratti a un confronto serio e che abbiamo sempre chiesto di essere molto franco. Un confronto che secondo me arricchisce da un certo punto di vista, per cui non è la semplice contestazione di alcune scelte, ma è anche la possibilità di fare ragionamenti per alternative che in qualche modo ci mettano tutti nelle condizioni di arrivare a un obiettivo comune. Il tema della mobilità sostenibile, come dicevo prima, appunto, parte innanzitutto dal trasporto pubblico. Noi scontiamo, vedo lì dipinte sul muro, credo siano le linee della metropolitana. Assolutamente sì, manca quella che dovrà arrivare, però. Ma manca la futura, ma diciamo dell'attuale e anche la futura non sana una mancanza che noi abbiamo sul nostro territorio. Noi abbiamo in tutto il Municipio 5 una sola fermata di metropolitana che è a Via Tegrasso. Abbiamo chiesto più da anni uno sviluppo, quantomeno di attivare un iter di previsione per quello che può essere una connessione in termini appunto di metropolitana nell'ambito del nostro municipio, che vuol dire sostanzialmente recuperare quella parte più centrale, quella parte che scende verso la Ripamonti, che si connette con la Via Tegrasso e che permetta in qualche modo una connessione più veloce di utilizzo del trasporto pubblico. Capisco che non è una cosa che si fa dall'oggi al domani, ma il tema è che mai si inizia e mai si arriva. Allora, in questi ultimi 10 anni uno sviluppo in questo senso credo sia stato tratteggiato nel PUMS, ma sono quegli atti che rimangono lì di indirizzo, ma finché non c'è la volontà politica di portarli ad attivarsi non si attiveranno mai. Per cui diciamo questa è la cosa fondamentale. Poi c'è tutto l'aspetto dei ciclabili o cosiddette ciclabili, quelle strutturate, quelle disegnate, come dico io, no? Sulle quali appunto mi sembra che ci sia stato in quest'ultimo periodo, con la scusa, non la scusa che non ci fosse, ma prendendo le mosse dalla pandemia, di dare un'accelerazione che in alcuni casi è veramente con Ebre, so, i miei colleghi che stanno facendo battaglie su altri fronti. Io devo dire, al momento non abbiamo diciamo, aspetti particolarmente critici, però voglio dire, c'è tutta via Castelbarco di fianco alla Bocconi, dove è stata tracciata una pista ciclabile. Io dico, c'è un marciapiede di 12 metri. Adesso è proprio una volontà disegnarla per terra in mezzo alla strada, che segnale dai quando hai anche altre alternative? Adesso un'ipotesi di Biantonini, Cermenate, di realizzarne un'altra. Noi abbiamo votato contro, l'assessore ha già dichiarato che poco gli interessa del nostro parere e andrà avanti a farla, ma anche su quella ci sono secondo me anche altre possibili soluzioni. Allora io non sono diciamo, in forma preconcetta contro, dico facciamoci dei ragionamenti seri. E soprattutto perché quando io chiedo ragionamenti seri, in qualche modo chiedo anche ma che disponibilità in termini economici di investimento, perché appunto se la scorciatoia è disegnarla per terra va bene, però ricordiamoci che sono 10 anni tra l'amministrazione Pisapia e l'amministrazione Sala, adetta, molto sensibili su questi temi, in neanche un anno adesso vantano chilometri e chilometri di piste disegnate per terra. Allora, ragionamento serio per me vuol dire investimenti, metterci. Noi una l'abbiamo in qualche modo condivisa sin dal suo inizio, che è una ciclabile che partirà dalla Darsena e in prospettiva si connetterà lungo tutto il Naviglio Pavese,
a Sardo, eccetera, che è la ciclovia Vento, che è un percorso che abbiamo appunto condiviso con il municipio, che è in fase di realizzazione, che secondo me ha senso, che ha tenuto conto di tanti aspetti, non ultimo anche il tema del parcheggio, perché finché le macchine ci sono... La voce è stata di chi abita il territorio, ha un grande peso in questo senso. C'è una forte sensibilità che, ripeto, va governata, ma non va governata, credo, censurando dei bisogni che sono espressi, anche se non condivisi magari, ma su cui io ritengo è bene tenerne conto, cercare di capire, poi di spiegare alla gente i vari passaggi che sono stati fatti e fin dove si è realisticamente si è riusciti ad arrivare, cercando di dare una risposta diffusa alle esigenze che ci sono. Io intendo questo un percorso anche dentro le diversità. Magari questo può essere una piattaforma, un supporto per un confronto da parte dei cittadini, anche perché sono coloro che vivono la mobilità in questo senso, che sia su due o quattro ruote. Diciamo che io confronto con i cittadini, adesso non vorrei sembrare presuntuoso, ma non me lo faccio mancare, certo, perché tendenzialmente non dico a tutti, perché qualcuno poi scappa, si recupera, eccetera. Ma anzi, diciamo che i miei oppositori mi contestano anche il fatto di essere troppo presente. Io ritengo di far bene così. Il tema del confronto, io dico e chiudo su questo aspetto qui, con una formula che spesso ripeto. 5 anni fa ci sono state le elezioni, ha vinto Sala, i municipi sono andati 4 al centro-sinistra e 5 al centro-destra. Al di là di tutto, io ritengo che fosse una grande opportunità di un confronto reale per il bene dei cittadini dentro, perché non si può sempre parlare e riempire la bocca la diversità, come è bella la diversità, eccetera. La diversità c'è anche in politica e questa diversità può essere fruttuosa se il confronto è desiderato. Io credo che in questi 5 anni, soprattutto in ambito di certe deleghe assessorili con certi assessori, sia stato molto complicato perché non voluto, perché prima di tutto si guardava l'appartenenza partitica. Credo che questo sia stato un di meno, per quello che siamo riusciti abbiamo cercato insomma di fare il nostro lavoro e di farlo al meglio. Adesso le presento però un altro modo per cui non può sfuggire anche qui al confronto, e questo però è apartitico, perché lo presentiamo a tutti i presidenti. Come no? Devono avere il modo di rispondere direttamente alle voci dal marciapiede. E oggi abbiamo la voce del social street, credo se voglio basmetto. Quindi mandiamo il video così anche voi da casa lo vedete e poi a lei la risposta. Signor Presidente, sono Musella, della referente della Social Street, quartiere Gratosoglio, Basmette e dintorni. Le volevamo chiedere quando avete intenzione di intervenire in merito agli accampamenti e gli insediamenti abusivi posti lungo il fiume Lambro Meridionale, quindi su via Baroni e via Rozzano. Altra cosa, è stata segnalata da tanto tempo la richiesta di telecamera della videosorveglianza indispensabile tra via Baroni 190A e via Rozzano. Ad oggi ancora non è stata collocata. È un'esigenza anche da parte, un supporto per le forze dell'ordine che intervengono quotidianamente con situazioni di reato. Quindi chiediamo un suo intervento e al più presto al fine di garantire la sicurezza e il decoro del territorio. Altra cosa è in merito alla questione rifiuti dei caseggiati Aller del quartiere Gratosoglio. Ad oggi, a distanza di un anno e mezzo dalle promesse, ancora non sono stati collocati dei luoghi idonei di raccolta dei rifiuti. Ha notizie, aggiornamenti in merito e cosa si pensa di fare, onde di evitare di lasciare sempre i rifiuti lungo i marciapiedi e situazioni indecorose per gli abitanti. Grazie mille. Ringraziamo la nostra voce del marciapiede, però la risposta è nuovamente tutta sua. Cerchiamo di toccare i punti e dare una risposta precisa. Va bene, intanto saluto Antonella, che credo di poter dire, appunto, oltre all'attività che svolge come Social Street, anche personalmente
è molto impegnata su quella parte di territorio e le questioni che lei solleva, come ben sa, come adesso sanno anche tutti gli ascoltatori, sono note. Non è che sui fronti appunto che lei ha citato non ci sia stato e non c'è un lavoro. Allora, il tema degli accampamenti lungo il Lambro è un tema più volte sollecitato dal municipio. Io devo dire, a onor del vero, mi sembra 3 anni fa è stato fatto un primo intervento su un'area con una parte di sistemazione. Il problema è che ci sono quelle condizioni per cui una volta che sistemi e non c'è comunque un monitoraggio in termini di sicurezza di quella parte del territorio, dopo si riempie, si riattiva. Per cui io più volte, oltre alle mail che lei scrive e che giro anche per competenza, perché comunque noi anche su questi temi qui siamo in subordine all'amministrazione centrale, per cui la competenza del vice sindaco, diciamo, in quel contesto collegato anche ai percorsi di qualificazione, c'è un'attenzione e io personalmente ho anche un buonissimo rapporto con tutte le realtà delle forze dell'ordine presenti sul territorio, per cui si sta cercando di affrontare. C'è stato un problema di prostituzione minorile sulla parte finale del Lambro che abbiamo cercato appunto di risolvere. Persistono delle situazioni su cui io non posso in questo momento qui far altro che confermare l'impegno che stiamo cercando di mettere, sia come cassa di risonanza delle problematiche che ci arrivano e anche come possibilità di attivarsi direttamente per cercare di risolvere quelle situazioni. Peraltro, come sa bene, una delle azioni proposte dalla Social Street, che è un percorso ciclopedonale di qualificazione almeno di una sponda del Lambro, ci auspichiamo che in qualche modo aiuti, diciamo, a cominciare a sistemare una parte di quel problema. C'è il tema che ha toccato, legato agli abbandoni dei rifiuti. Anche su questo c'è stato un lavoro. Io devo dire che quando abbiamo cominciato a affrontarlo, ho sempre dichiarato e ho sempre cercato di portarlo avanti in maniera molto condivisa con tutti, diciamo, gli attori istituzionali che ci sono su quel territorio, perché ricordo che parte della competenza, essendo un quartiere ARER, è diciamo, di emanazione Regione Lombardia, poi c'è tutto il tema della raccolta di AMSA, per cui tema comunale, eccetera. Abbiamo sviluppato tutta una serie di incontri. La faccio breve, il punto ad oggi che io so è che come era stato indicato è stato inserito diciamo, la richiesta di progettazione di ulteriori casette di raccolta rifiuti nel PTO, diciamo, nel piano delle opere che sviluppa ARER come suggerimento alla Regione Lombardia. C'è stato recentemente un cambio di assessorato, prima c'era l'assessore Bonomini con cui avevamo attivato e concordato tutto un percorso, adesso c'è il nuovo assessore che ho incontrato un mesetto fa, non su questo tema, ma in quell'occasione lo abbiamo solo ricordato e spero a breve di riprenderlo in mano con lui. Sul tema AMSA devo dire che questo il Comune di Milano, cioè, dire, ha fatto la sua partita e sicuramente ha messo in campo tutta una serie di azioni, sono stati anche sul pagamento di ADR implementati i cassonetti, cioè, si è cercato di tamponare. Detto tutto questo, di cui mi assumo evidentemente anche tutta la responsabilità del percorso, non è che voglio sottrarmi, c'è anche tutto un tema proprio legato agli abbandoni, che non è solo legata appunto a Grattosoglio, ma anche in altri contesti,
che è un tema che va affrontato secondo me con molta più determinazione. Finalmente si sono attivate queste videotrappole che dal 2017 che erano dentro il contratto AMSA e ci sono voluti più o meno 3 anni per metterle in funzione. Sollecitiamo che si implementino perché sempre di più anche il tema sanzionatorio e la divulgazione come attenzionamento ai cittadini che sono usi di questo comportamento in qualche modo li dissuada. Poi c'era un terzo tema che Sempre per quanto riguarda il supporto in realtà alle forze dell'ordine, che poi parzialmente ha anche già risposto. sì, diciamo, c'è un tema legato alla sicurezza in quell'ambito e non solo, che appunto è determinato da una realtà di un campo in via Chiesa Rossa. Sono, credo, sì, ieri mi hanno segnalato l'ultimo dei numerosi incendi che vengono sviluppati sulla via Rozzano, cioè, diciamo nel contesto lungo il Lambro. E il tema delle telecamere, lì è presente una telecamera che ne prende un pezzo, è stata avanzata da tempo, ma io ricordo ad Antonella che nel 2017-2018 abbiamo sviluppato il piano telecamere e aspettiamo che l'amministrazione centrale provveda ai posizionamenti che sono stati richiesti. Insomma, qualcuna so che si è cominciata a mettere in giro per la città, anche su questo credo che ci voglia un'accelerazione. Considerando che poi il tema è evidentemente più ampio, perché non basta mettere la telecamera, ci vuole qualcuno che la guardi dopo, Certo. sennò diventa complicato, cioè, avere sicuramente un elemento di dissuasione, ma credo che la questione vada affrontata in maniera ampia e coordinata, per cui riprendere, guardare e cercare di accelerare i processi di verifica per arrivare appunto a punire in A qualche modo sanzionare, esatto. chi commette certi atti. Noi ringraziamo sia Antonella che con la quale ha parlato direttamente, quindi questo già ci dimostra quanto lo scambio comunque sia continuo e il lavoro, quindi anche il ruolo da questo punto di vista dei comitati. E ringraziamo lei per aver risposto, toccato con precisione tutti i punti e anche per questa chiacchierata in realtà molto approfondita che dimostra quanto l'amore per il territorio possa avere un peso non solo per il territorio in sé, ma anche per i cittadini. Io ringrazio voi, chiedo scusa per aver sbagliato la risposta, ma confermo tutto il mio amore per quelle aree lì. Allora, la ringrazio e è arrivato il momento di salutarci e ringraziamo ancora una volta questa risposta sbagliata per dimostrare che anche le risposte sbagliate hanno un peso e un valore aggiunto. Per noi è arrivato il momento di chiudere la puntata e ci vediamo nella prossima occasione. Arrivederci, buona serata, grazie di essere stati con noi.